Buongiorno amici, bentornati sul canale Amico Orologiaio. Questa mattina, sabato 29 agosto, se non ricordo male, ci troviamo a Limbiate. Giornata bruttissima, cielo coperto, minaccia pioggia e speriamo di riuscire a vedere qualcosa. Nel frattempo ci facciamo un bel giretto, banchi ce ne sono pochi perché la giornata è un po' quello che è. Guardate, tutto coperto, sta già piovigginando. Fa niente, dai, facciamo un giro veloce e speriamo di riuscire a cattare qualcosa. Speriamo che ci sia il banco del Dario, così passiamo a salutarlo. E buona! La gente è presto perché sono le 8:30 e... un follower, ti posso inquadrare Silvio? Sì, sì. Ciao caro, come stai? Silvio Lobina. Amici, un altro follower, Giambattista. Ciao Giambattista, come stai? Bene. Da dove vieni? Bergamo. Bergamo, de Hura de Hotta. De Hotta. Da Putranga. No, di Bagnatica. Lì vicino. Ma curiosissimo, facci vedere che cos'è al polso. Allora, un Omega. Bello, cos'è, un Seamaster 300? Seamaster 300, sì. Questo qui è già quello con lo scappamento coassiale? Sì, 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 è nuovo, c'ha 2 anni. Coassiale, quadrante, bello però, eh? Dall'altra parte invece... Questo non è un po' gli Armani perché è un po' la mia passione, con movimento comunque Swiss Made. Per cui abbiamo un Fresh Watch, con movimento automatico... STP. STP 1.11, ah, okay, qualcosa, okay, del genere. Quel movimento Swiss Made. Sì, sì, Swiss Made. No, vediamo un po' se li fa. Passa un po'. Oh, bravissimo. Io non li voglio offendere, ma sono così. Sono così. Cassa in acciaio, cinturino a Milano. E poi guardate la che chicca. La chicca. Anche l'anello. E anche la collana, a caso. Non c'ho il suo. Fantastico. Grande Giambattista, complimenti. La prima volta che vieni qui alle Limbiate? Sì, grazie a te, ho scoperto questi mercatini perché... Ma oggi, guarda, hai beccato un giorno sfortunatissimo. Io sono quello che ti ho scritto settimana scorsa, che ti ho detto che lo fanno anche vicino al mio paese, a Costa di Mezzate. Ah! È bello, è più di 100 esposditori ci sono. Sì, ma guarda, di solito però qui lo fanno solo pieno, la prima domenica del mese. Adesso... Ciao Giambattista, ci vediamo dopo. Buona domenica, buon weekend. Ah no, aspetta, ti devo dare il famoso portachiavi dell'amico orologiaio, Teresa. Ah vabbè, quello sì. Il famoso portachiavi. Ce l'ho in giro, E poi noi siamo coscritti, tu hai 56 anni, ho visto. 64 io. 64? Avevo capito 54 io. No, sono del 64 o 56 anni? Sei del 64 come me. Bianco o nero? Bianco, nero, scusa. Nero. Dei colleghi di... Se posso, 2 minuti poi ti lascio andare. Mi sono appassionato tantissimo di orologi grazie a te. Sono sempre stato appassionato fin da quando ero piccolo. Però poi l'avevo un po' persa, ero andato sugli orologi a quarzo. Poi da qualche anno adesso ho ricominciato la mia passione. E poi quando ho visto i tuoi filmati... Inciampato nel mio canale. Prima c'era un certo Gigi che li faceva. Il nonno Gigi, certo. Però ce n'erano due filmati. Nonno Gigi, ma sai cos'è che povero nonno Gigi? È morto. Non credo, dovrebbe essere ancora in via, però è anzianotto. Poi avevo cominciato a seguire un po' Bracca, però lui è più un tecnico, è più un commerciale. E lui fa più recensioni, sì, certo. Poi bravo anche Maurizio Monchi. Maurizio Monchi, bravo. Anche Pierpaolo, quando ho visto i tuoi, scusami, non è che voglio, però i tuoi sono i tuoi. Io sono più tecnico, io bravo. Sono proprio laboratorio. Sei proprio un orologiaio. Io sono impedito a fare le recensioni degli orologi, però... In laboratorio, grazie a Dio, me la cavo. Io ho visto come li smonti, e ho imparato tutti i meccanismi che una volta per me era una cosa che non sapevo neanche cosa fosse. Benissimo. Complimenti. Grazie, cara. Ciao. Ciao, bello, ci vediamo. Saluti. Però qui omaggio. Se riesci a metterlo, se non riesci... Pazienza.
Vabbè, intanto lo tengo l'orologio. Sì, vabbò, ti chiamo. Ti do i... No, vediamo solo l'orologio, quello è bello. Dario! Ma dov'è? Pensaci però. Sì, ma dov'è il boccio? Sì. Fai il giro, poi tanto rifletto. No, te ne devo io, Dario. Guardate che figlio particolare. Questo pullover a cutro. Incredibile. Ti lascio quello lì. Ma che bella, Silvio. Hai mai vista la Silvia fatta così? Questo qui lo faccio vedere, sì, l'ho messo, l'ho già messo via. Va bene. La porto da vedere, a fare vedere ancora. Dai. Ok. Intanto, grazie intanto. Ciao. Guarda Peo. Ciao. Ciao. Questo pullover a cutro con una fibbia così è la prima volta che la vedo. Bello, vero? Eccezionale. Originale. Bello. Cioè, sarebbe da comprare per la fibbia. Sì, la fibbia. Quanto chiedi delle... Allora, questa fibbia spettacolare chiedo 400. 400. E questa con la cassa disassata? 450 con la lunetta in oro, oro 14. Ecco. 100, 130 questo. E questi due sono due... Non sono acquatro, sono acqua quartz. Ah, ok, sempre hanno sempre, il microcontrollore al quarzo. Sempre di Amazon, ma col microcontrollore. Sempre anni 70. Certo. Questi li vendo 100 euro l'uno. Ah. Ma sono funzionanti? Certo. Almeno. Ah, no, questo, sì, no, questo è proprio quarzo. Vabbè, questo però non si è fermato. Perché l'acqua quarzo è possibile che la pila si sia scaricata. Cioè, l'acqua quarzo dovrebbe avere sempre un movimento acutron, però col microcontrollore al quarzo, se non ricordo male, giusto? Aspetta, perché... questo si è fermato. Probabilmente la pila si è esaurita, poi lo guarderò. Vabbè, poi a casa ti divertirai. Qui abbiamo dei cinturini Omega da donna. Se abbiamo un bel movimento Vacheron. Davvero? Guardalo. Era un tasca sì. L'hanno smontato per... L'hanno smontato per recuperare, no? Ma d'altronde purtroppo non vanno sti movimenti. Sì, beh, se hai delle riparazioni da fare su qualche... purtroppo certo. Movimenti 30L sempre in isba. 30L, te l'ho detto che probabilmente andremo a settembre. Settembre-ottobre ci sarà una serie di movimenti che recupererò. Carino sto Seiko 5. Sì. Tempo. Poi ci sono due Breitling. Dove? C'è un Colt e un Navitimer Jupiter. Oh, bello. È una serie di Topolini Seiko. Ma sono quadranti originali o after? Non lo so. Così, Non prego, maestro. No. Non lo so. Questo non te lo so dire. C'è un Oris e tre Seiko. Allora, domanda per gli utenti del canale. Che so che ci sono dei veri esperti sui Seiko, che voi sappiate, sono originale o aftermarket questi quadranti? Punto di domanda, perché l'amico orologiaio non lo sa. Bisogna guardare i cataloghi storici. Sì. No, beh, ma guarda, tanto abbiamo... ci sono di quegli... Quando compro Seiko faccio così. Sì, ma anche se posso verificare l'anno. Per il prezzo a cui li vendo... Ho degli iscritti che sono degli esperti in materia di Seiko. Te lascio quello, Anche questo spisso qui compresso era molto bello. Vero, insomma.
Bene amici, dall'Imbiate sotto l'acqua, dal banco del Dario, da tutti gli amici alle mie spalle, un caro saluto, noi ci si vede al prossimo video e come al solito se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale eccetera eccetera. Va bene? Ciao!